Ciao a tutti gli amici di Stelle nello Sport, sono Serena Taccetti e sono il presidente del Team Special Olympics Eunike. Sin dall'inizio dell'emergenza coronavirus, il nostro obiettivo è stato quello di rimanere attivi come società per garantire ad atleti e partner allenamenti e garantire anche la possibilità di lavoro ai nostri tecnici sportivi. Noi quotidianamente proponiamo allenamenti via Zoom, calendarizzati come in precedenza, per mantenere la routine a cui tutti erano abituati. Questo ha permesso intanto di mantenersi in salute, quindi di fare attività motoria di qualità, e poi ha permesso di mantenere tutte le relazioni sociali che si erano instaurate nei mesi precedenti. Quindi la possibilità di condividere i momenti di allenamento tutti insieme e di vedersi con i compagni è stata sin da subito molto apprezzata, sia da parte dei nostri atleti e partner, sia da parte delle famiglie, che in questo momento sono state assolutamente fondamentali e che hanno permesso anche a tante persone di diciamo, apprendere nuove abilità nell'uso dei telefoni, degli smartphone, del computer o dei tablet e quindi di acquisire anche nuove autonomie. Per chi ha più difficoltà a seguire le video lezioni da remoto, abbiamo comunque proposto, grazie ai nostri tecnici, delle alternative inviando dei video strutturati diversamente per età e per disciplina direttamente a ciascuno di loro tramite WhatsApp. Insomma, sicuramente questa situazione ci ha tolto tanto, ma ci ha dato anche nuove opportunità. Diciamo che tra le cose a cui abbiamo dovuto rinunciare, ci sono tantissimi eventi che avevamo in mente e già programmato per la primavera. Tra questi sicuramente, il più grande era la partecipazione ai Giochi Nazionali Special Olympics di Varese, che sono stati ovviamente annullati. Ma Special Olympics non si è fermato. In alternativa ha proposto un evento che si è rivelato veramente molto più grande delle aspettative, che coinvolgerà migliaia di atleti e partner in tutta Italia, ovvero gli Smart Games, appunto, un grande evento sportivo da realizzarsi ciascuno nelle proprie case, con delle attività, degli esercizi diversi per ogni disciplina. Noi come Unike aderiamo a questi Smart Games con ben 77 partecipanti, di cui 50 atleti e 27 partner, che competeranno in 10 discipline: quindi atletica, badminton, bocce, corsa con racchette da neve, ginnastica artistica, golf, nuoto, pallavolo e anche YAP, ovvero il programma riservato ai bambini dei 2-7 anni, e l'MATP, il programma per chi ha anche disabilità motoria. Questo permetterà a tutti i nostri, appunto, partecipanti di mettersi alla prova, di lavorare con impegno durante gli allenamenti per un mese, di inviare poi il proprio risultato e guadagnarsi l'ambita medaglia. Quindi noi in questo momento siamo molto carichi per questa opportunità. La nostra speranza rimane comunque quella di poter magari quest'estate fare qualche allenamento in presenza, soprattutto delle discipline all'aperto, chiaramente mantenendo tutte le misure di sicurezza e di tornare però comunque pienamente operativi il prima possibile.